Allora ragazzi, benvenuti, procediamo, dobbiamo salire su, ci eravamo lasciati che non capivo dove cavolo dovevo andare. Adesso vedremo un attimo. Nascondono molte cose, comandante. Dobbiamo scavare in profondità e velocemente. I miei uomini stanno facendo attenzione. Fare attenzione? Non abbiamo più tempo per fare attenzione. E io non ho più pazienza. Con tutto il rispetto, se tutti i miei uomini morissero... Siamo da tutti sacrificabili, comandante. Ciò che conta sono i risultati. La posta in gioco è troppo alta. Ma porca puttana, ma... Ah, ok. Adesso ho capito. Abbiamo raggiunto il piano inferiore, ma Molto abbiamo un bene, altro dai, problema. dai, dai. Abbiamo perso la retroguardia. Cosa significa perso, comandante? Nessun contatto radio o visivo. Sembrano solo Allora spariti. procedete senza di loro. Questo non fa parte del protocollo della missione, signora. Introduce inutili Potete rischi. raggiungere l'obiettivo senza di loro? Signora, non credo che siamo soli qui sotto. Mi Ma sembra come il supporto mancante. cazzo, eh? No, siamo già troppo forti in questa mano. Se credi che vi seguano, forse è meglio che vi diate una mossa. Mamma mia. Ma di qua dove cazzo andiamo? Oh Cristo. Ah, ok. Ma è... Dove cazzo dobbiamo andare qua? Ma... Scusate, eh. Come fa ad arrivare là sopra? Deve tirare il rampino? Ma... Oh Madonna, sono in crisi. Secondo me ho sbagliato la strada. Secondo me ho sbagliato la strada. Oh Cristo, Cristo, Cristo. Eppure è di qua che bisogna andare, cazzo. Madonna Dio, Madonna Dio. Tosta, eh. Eppure di qua. Io tiro il rampino, speriamo che vada. Ai Cristo, ecco perché. Ok, molto bene. Andiamo. Oh oh. Oh oh. Mamma mia. Deve essere là sotto. Uccidermi, Nermi? Sarebbe troppo anche per te, Yara. D'altronde, so perché non hai ancora premuto il grilletto. Sparami e i miei uomini ti uccideranno in pochi secondi. È l'unica cosa che sanno fare meglio di te. Sta zitta, Ana. Non ti muovere! Non puoi scappare! Uccidetela! Ora!
saranno giù entrambe. Mamma mia, mamma mia. Ecco. Ripensa alla mia offerta, Lara. Prima che sia troppo tardi. Era già tardi quando hai tradito la mia famiglia. Sì. Troverò l'Atlante, Ana. I miei uomini muoiono come mosche là sotto, Lara. Se loro non lo trovano, neanche tu ci riuscirai. Vai all'inferno! Sta arrivando la Croft. Uccidetela e portatemi quel dannato Atlante. La cattedrale trova l'ingresso degli archivi. che cazzo, non entra qua. Ora sono in vantaggio su Ana, ma non capisco esattamente cosa stia succedendo qui. Qualcos'altro vive nell'oscurità di questo posto. Ma devo continuare. Mi sono spinta troppo avanti. Ana crede di conoscermi. E da un certo punto di vista è anche vero. Ma non sa. E finché continua a sottovalutarmi, potrei ancora avere la meglio. Adesso trovare un vecchio affresco. E quelli sono contenitori di fuoco greco. L'esercito di mortali del profeta, armato con il fuoco greco. Erano quasi invincibili. Mamma mia, che roba sto gioco, ragazzi. Ti noto. Quell'odore. Oh no, bruciato vivo. Mamma mia. Oddio. Chi può averlo fatto? Mamma mia. Che diavolo è? Quei contenitori sono ancora pieni. Se potessi dar loro fuoco. Ugh!
Mamma mia. Wow. La Chiesa d'Occidente ha inviato i suoi esercizi. Bene, bene. Soldati autoproclamati di Dio, i cavalieri dell'ordine della Trinità. Sono venuti per mettere a tacere il profeta, per placare la sua blasfemia e sradicare il nostro movimento. Ma è troppo tardi. Non ci metteranno a tacere. Gli episodi di violenza sono ormai all'ordine del giorno al foro. Il profeta sa che non possiamo resistere ai loro attacchi. Perciò dobbiamo lasciare Costantinopoli. Andremo nel deserto per ricostruire la nostra comunità e continuare l'opera del profeta. Un casino. Scusate. Ecco, mi sembrava strano. Lara continua a crearci difficoltà. Ha radunato il popolo della valle e l'ha aiutato a ottenere una serie di vittorie. Mi piacerebbe farle capire che si sbaglia, che le sue idee di moralità sono errate. Il mondo è troppo imperfetto per delle soluzioni temporanee. Un eroe solitario non può salvarlo. L'idea di rivelare al mondo l'esistenza della sorgente divina è ridicola, oltre che pericolosa. Pensavo di poterla convincere a sostenere la Trinità, ma ora non più. Io e lei siamo unite. Abbiamo un legame, ma ora credo che non ci sia altra scelta. Bisogna fermarla. E io so che si può fermare. Ho fermato persone più forti di lei. Quindi attenzione. Ok. Andiamo. Via. Secondo me qui no, non c'è niente da raccogliere. Secondo me qua non c'è niente da raccogliere. Grazie.
qui abbiamo raccolto. Attenzione. Dobbiamo andare di qua. Mamma mia. Mamma mia. La morte dell'imperatore, il profeta ha perso la sua protezione. Siamo stati costretti a iniziare il nostro esodo nell'oscurità della notte. Al nuovo imperatore non piaceva il profeta, quindi non era rimasto più nulla a fermare i cavalieri dell'ordine della Trinità. Stavamo scappando verso il deserto per ricostruire la nostra comunità quando l'ordine della Trinità ci ha raggiunto e ha ucciso il profeta. Abbiamo messo il suo corpo in una grotta vicino all'oasi e, con grande dolore, abbiamo iniziato a costruirgli una tomba. L'ordine della Trinità non si placherà. Non vogliono solo la morte del profeta, vogliono scoprire anche i misteri della sorgente divina. Ritorneranno. Ma nelle ore più buie, il profeta è risorto. Ha sconfitto la morte e sconfiggerà i nostri nemici. Bene. Intanto guardiamo. Wow, wow. Mamma mia, cosa ho preso qua. Ci sono. Sì, minchia, che bello. Oh, oh, una granata incendiaria. Via. La Trinità, sono qui. Bersaglio rilevato, attaccate! Le altre squadre di copertura non sono in posizione. Non c'è tempo. Dobbiamo mettere al sicuro l'obiettivo prima che scappi. Piazzate le cariche. Accendetela, via! Allontanatevi!
Raggruppatevi qui. Uccidete la ragazza, ma non colpite l'obiettivo. Granata in volo! I bastardi di merda. In copertura va. Dammi fucile la pompa. Sono qui. Bersaglio rilevato. Non possiamo aspettare, le altre squadre di copertura. Attaccate! Via dalla porta! Oh, porco zio. Me lo dai sto fucile a pompa, dio merda. Accendetela! Via! Raggruppatevi qui. Vedete la ragazza, ma non colpite l'obiettivo. Niente, niente ragazzi, non c'è il mitragliatore, porca puttana. Niente. Solo con le granate sanno giocare. Stronzi di merda, adesso cosa fate? Cosa fate? E cosa fate adesso, brutti stronzi di merda, figli di puttana? Siete morti tutti, bastardi. Brutti bastardi. Andiamo a raccogliere. No, no, non metto trappole, non servono a niente. Non ne ho voglia di mettere trappole. Mettiamone una qua, ma. Una qua. Andiamo a recuperare. Presi tutti? No. Siamo pieni. Ok, abbiamo aperto la porta di là. Non penso che adesso dobbiamo andarcene da questa parte. Sì. Penso proprio che dobbiamo andare di qua, ragazzi. Allora, abbiamo raccolto tutto. Che cazzo è? Oh Cristo. Le altre squadre di copertura hanno segnalato più contatti. Saremo soli finché non faranno irruzione.
Non c'è tempo, la crosta al passo. Il gas. Occhi aperti, cosa vedi? Il gas, ragazzi. Mamma mia, quanti cazzo sono. Prendo posizione. Sparano. Deve restare giù. Ti copro io. Ci ho messo il veleno. Mamma mia ragazzi, un delirio qua dentro. Porca puttana. Voglio che rastrelliate a fondo i piani superiori e inferiori. È qui. Se ci sfugge, risponderemo tutti a Costantina. Non dimenticate. Non siamo soli. Se muori, pezzo di merda. Andare a raccogliere un po' di roba, eh? Un delirio, guarda, non si vede niente. Non
penso che ci sia nulla da raccogliere qua. Troppo un casino. Forse qui. E intanto guardiamo perché... questi erano esplosivi, bisognava metterli lì. Ok, dobbiamo andare di qua. Mamma mia. Ragazzi. Che delirio. Adesso ok, andiamo pure. Oh no, sono... questo posto potrebbe saltare in aria. Devo sbrigarmi. Sì. Qui, l'ho trovata! Ma dove cazzo devo andare qua? Ma dove cazzo devo andare qua, Cristo? Mamma mia. Ferma! È finita! Dammi la traccia! Ah. Il boccaglio! Cazzo! Sarà di qua la strada.
Mamma mia. Mamma mia. Che delirio. Ma che gioco, Dio. Io non ho mai visto un gioco così. Scusa, di qua. Ah, ecco, dicevo. Dovrei aver trovato un'uscita. È stato instabile. Devo usare il fuoco greco. Devo solo togliere gli ultimi supporti. Cazzo, adesso qua? E mo qui? Come facciamo ad andarcene? Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Ratti di merda. Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. So, però potrebbero essere ovunque. Siamo intrappolati qui dentro. Qui non ci sono, però quegli affari lì. Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Devo prima trovare un contenitore di fuoco greco. Non credo di aver finito qui. Dovrò ritornare. Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Mm.
Va a sapere dove sono sti contenitori. Cazzo, è un casino. Questo è un gran casino, ragazzi, che fra un po' è già un'ora. Ci sono, di qua non ci sono. Secondo me allora bisogna proseguire e poi ritornare, perché per salire là sopra bisogna buttare giù la statua. Eh sì. Dilemma, 1 più 1 fa 2, 1 più 1 fa 2, 2 più 2 fa 4. E niente, proviamo. Vai, guarda qua cosa c'è. Va bene, allora proseguiamo. Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Di nuovo acqua. Porca puttana. Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Madonna, ma guardate che roba, ragazzi. È un delirio. Questo qui bisogna proprio giocarlo tutto bene.
Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Mamma mia, la roba che c'è da prendere qui. Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Zulfo, questo deve essere il posto in cui preparavano i componenti per il fuoco greco. Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Sì, ho capito. Secondo me dobbiamo salire qua. Mamma mia. Secondo me dobbiamo salire sta scala. Potrò sbagliarmi. Secondo me dobbiamo salire questa scala. Sì, perché c'era la corda qui, bisogna devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. E poi adesso di qua. Andiamo di qua, dai. Devono esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Devo solo trovarli. Ah, ok, lì c'è qualcosa da leggere. Sapevo io. E adesso secondo me dobbiamo saltare qui. Esserci altri contenitori di fuoco greco da usare. Ho capito, mamma mia. No. Cazzo, ho schiacciato quello. Ho schiacciato quell'affare lì. Puttana merda, puttana merda. Puttana merda, ragazzi, puttana merda. Oh, ma da dove mi fa di nuovo riandare qua? Zulfo, questo deve essere il posto in cui preparavano i componenti per il fuoco greco. Sì.
Andiamo di metterci di nuovo i piedi sopra. Lo stendardo dell'esercito del profeta veniva montato sopra una bandiera e trasportato dal portabandiera. Ok. Adesso qua cosa dobbiamo fare? Devo prima trovare un contenitore di fuoco greco. Devo prima trovare un contenitore di fuoco greco. Quando i cavalieri dell'Ordine della Trinità sono venuti a sapere che il profeta era risorto, hanno attaccato di nuovo. Ma la fede era la nostra arma. Si aspettavano di massacrare dei rifugiati senza speranze e invece hanno trovato un esercito di uomini e donne che non sarebbero più stati vittime. Molti nostri compagni sono morti, ma alla fine ne siamo usciti vittoriosi. Siamo fuggiti lasciandoci alle spalle la tomba e l'impero. Abbiamo camminato per mesi, attraversando le alture e le terre ghiacciate, oltre i confini dell'impero. Il cammino era difficile e molti hanno iniziato a mettere in dubbio il profeta. Mi vergogno di dire che anch'io ero tra questi. Spero che potrà perdonarmi perché, con l'arrivo dell'alba, abbiamo visto la verità. Ci ha portati in un paradiso terrestre dove possiamo iniziare una nuova vita. Dio benedica il profeta perché ci ha messi in salvo. Hai capito? E mo? Qua. Devo prima trovare un contenitore di fuoco greco. Ah. Eccolo qua. Così dovrei liberare un po' il passaggio. Devo allontanarlo dal fuoco. Dovrei fissarlo da qualche parte. Ma guardate che storia, Dio. Lo sapevo io. Devo allontanarlo dal fuoco. Dovrei fissarlo da qualche parte. Io se ne faccio entrare giù un altro, cosa succede? Fra un po' si ferma la registrazione, ragazzi. Devo prima fissarlo da qualche parte.
bene così. Allora, di qui ci siamo arrivati bene. E adesso? Io penso che dobbiamo andare a far saltare in aria quella roba là. Eccolo lì. Eccolo qua. Perfetto. Ma ce ne va ancora? Mi sa di sì. Ma non si abbassa, eh. Mamma mia. Forse adesso salendo più in alto dovremmo riuscire a saltarci sopra. Proviamo. Mi servirà un altro contenitore. E allora faremo lo stesso lavoro. Vieni, 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 vieni. Wow. Aspetta, aspetta. Un cazzo, oh caputtana, oh. Vabbè ragazzi, come si stacca la live? Si stacca da sola, perché è già un'oretta che registro.